Il secondo poeta che presentiamo è appunto il poeta ungherese Sándor Halmosi. Io ho avuto il piacere di essere in Ungheria quest'anno invitata ad un bellissimo festival, il Rimai Festival da loro organizzato dal poeta Sándor Halmosi e Attila Balázs. E devo dire che sono rimasta stupita da quel senso di identità culturale, attaccamento alle proprie radici, amore per la propria lingua e per il proprio paese che ho percepito appunto in Ungheria. Spesso la stampa occidentale, la nostra stampa, riporta così, con toni forse piuttosto anche a volte grevi, il fatto che in Ungheria, insomma, ci sia un forte senso di nazionalismo. Ecco, io non lo chiamo nazionalismo, lo chiamo amore per le proprie origini, amore per le proprie identità culturali e non solo, grande voglia di apertura verso l'altro da sé e soprattutto anche verso amore per la letteratura, per la poesia. Dicevo proprio ieri all'università che sono stata in una piccola cittadina, Charospatak, dove vicino a questa cittadina sorge un museo, il Museo della Lingua Ungherese, diretta da un giovane brillante appunto direttore. E mi sono chiesta, ma da noi esiste, sì, esiste il piccolo Museo della Poesia, di cui abbiamo qua il direttore e la direttrice Massimo Silvotti e Sabrina De Cagno, che tra l'altro Massimo poi leggerà le sue poesie, ma in Italia esiste un museo analogo, cioè un museo della lingua italiana? Non mi sembra. Lo facciamo. Va bene, Dante, lo faremo. Se me lo prometti, ci diamo da fare. Allora, Sándor Halmosi. Sándor Halmosi è matematico, poeta, studioso anche di filologia. Mi ha tra l'altro aperto gli occhi sul fatto che pare che la lingua, ci sono tesi che dicono che la lingua ungherese non è una lingua di derivazione ugrofinnica, ma addirittura l'antico alfabeto deriva dall'etrusco. E studia anche appunto filosofie orientali. Le sue poesie riflettono ciò che ha dichiarato in un appassionato manifesto della poesia, che tra l'altro pubblicheremo con i suoi due prossimi volumi, con i Quaderni del Bardo Edizioni. Per Halmosi essere poeta significa dedicarsi con assoluta purezza d'animo a questa attività che coinvolge la sua vita in modo totale. È quasi un poeta monaco e quindi aprirsi alla comprensione dell'altro da sé, diventare singolo di molti, capire l'anima dell'altro, perché per lui la poesia è proprio condividere le anime. Condanna i compromessi e gli abusi di potere che esistono anche in ambito editoriale e letterario e sono le sue poesie molto brevi, quasi degli aforismi. Tra l'altro potete ascoltare anche la musicalità del linguaggio della poesia. Ieri sono stata ripresa giustamente da Galaverni che ho detto che Paul Celan, invece è Emil Cioran, che ha detto che l'ungherese è la lingua più bella del mondo, proprio perché ha tante vocali e questi toni alti e bassi che le danno un andamento veramente straordinariamente armonico, armonioso. Io inviterei quindi subito qui Sándor a leggere le poesie che ci donerà. Grazie molto, thank you very much, Laura, for the invitation. It is a very great honor for me to be there. Üdvözlöm, konzulasszony, köszönöm, hogy megtisztelt a jelenlétével. Belülről horzsol. Ha kimondod, felhasítja a látszat vékony bársonyát. Ha nem mondod ki, belülről horzsol. Szentképek és ikonok közt. Szentképek és ikonok közt az embernek lenni füllett, áporodott másnaposságában. Mocskos a kilincs, gyűrött az ágynemű, gyűrött a szőnyeg, minden négyzetmilliméteren szeretetlenség, mulasztások, a megbocsájtás és a bocsánatkérés görcse. Pedig a másnaposság előtt mámor volt, átszellőztetett világok, ihletett tereken, sürgő forgó emberek. Mi történt? Semmi.
az a majdnem semmi, az a 21 gram. Hogy ne őrülj meg. Hogy ne őrülj meg, meg kell őrülnöd minden nap. Mint a nagy utasszállítók felszállás előtt, még a kifutópályán, ahogy lefékeznek, nyitogatják a szárnyakon az életfontosságú lemezeket, tesztelik a kijelzőket, neked is meg kell tanulnod karbantartanod a lelked, napra készen az érzékenységed, nem kitérni semmi elől, hagynod, hogy a hitványság, mint békés falvakon a vörös iszap, átfogjon rajtad. Amíg folyik, megtisztulhatsz. Újra és újra. Mint egy randevún. Mint egy randevún, valami mindig megtapad. Hol a színe, hol a fonákja. Patchwork életünk percenként dagad. A perc nem az időben van, a síp nem a mi szánkban. A gyónás, mint mindig, elmarad. Mária kutya. Mert nem az a dolgunk, hogy könnyű legyen, hanem hogy könnyűek legyünk, ha még oly nehéz is.